Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i Funghi. Fabio, buongiorno. Buongiorno Giorgia. Qui sarebbe anche quasi inutile chiederti che funghi sono, però c'è sempre qualcuno che si avvicina per la prima volta ai funghi e che di conseguenza trova molto interessante capire la meraviglia che abbiamo davanti agli occhi. Beh, qui abbiamo degli esemplari stupendi di Macrolepiota procera, che sono i funghi chiamati comunemente anche mazze di tamburo, anche ombrelloni le chiamano, anche cappelloni, proprio per questa grande dimensione che hanno nel loro cappello soprattutto. Allora, il nome intanto, Macrolepiota procera, procera vuol dire che è cresciuto più in alto, quindi procerus in latino significa proprio più alto degli altri, e infatti è un fungo che viene di altezze notevoli. Anche le dimensioni sono notevoli, soprattutto il cappello può arrivare a un diametro fino a 25-30 cm, quindi questi sono grandi, ma non sono i più grandi che possono arrivare. Ecco, il fungo è chiamato anche mazza di tamburo perché? Perché quando è giovane è chiuso e sembra proprio una mazza di tamburo. Poi questo già comincia ad aprirsi, non ne abbiamo trovati di più giovani, però si capisce lo stesso. È caratterizzato da un cappello con tantissime squame distribuite sulla superficie. Queste squame derivano da un velo iniziale che avvolge tutto il cappello quando è chiuso e che poi si frammenta e si lacera formando queste ornamentazioni più o meno a disposizione concentrica. E queste ornamentazioni si possono anche togliere con le dita, quindi si puliscono. Allora, se noi andiamo a vedere il gambo è molto slanciato, cilindrico, ha un bulbo ben sviluppato alla base, che è un bulbo che ingloba sempre della lettiera quando si asporta, perché sono funghi che crescono in ambiente molto vario, ma sempre sulla lettiera, quindi si possono trovare in boschi di latifoglie, come si possono trovare in boschi di conifere, ma anche in mezzo ai prati, basta che ci sia materiale organico in decomposizione. Allora, il gambo ha la caratteristica di non essere liscio, ma già precocemente tende a frammentarsi, a formare queste bande di squamette scure su fondo chiaro. E questa è una caratteristica importante per essere sicuri che si tratta della Macrolepiota procera, quella commestibile. C'è un sosia che si chiama Macrolepiota racodes, che ha il gambo liscio e se scalfito con un dito o con un'unghia, comincia prima a diventare aranciato, poi a rosso e poi tende a diventare nerastro. Quella è una specie da non consumare, soprattutto come si consuma questa, che spesso viene grigliata, no? Ecco, la grigliatura, cioè ho anche impanato e fritto, come si usa fare questi funghi qua, è una cottura parziale. E questa Macrolepiota sosia col gambo liscio, se cotta così, mantiene le sue tossine e quindi avvelena. Ecco, un'altra cosa importante da riconoscere di questo fungo è l'anello, un anello molto vistoso, che in questo fungo giovane si vede appena staccato dal margine del cappello, ma se noi andiamo a raccogliere questo fungo più grande, vediamo che il gambo è molto anche lanoso, bambagioso, duplice, ha una membrana più consistente nella parte inferiore, invece più soffice sopra. È un anello scorrevole, tra l'altro, se io forzo un pochino riesco a farlo scorrere lungo il gambo. Le lamelle sono lamelle libere, si vede che non si inseriscono sul gambo, ma si inseriscono su un cercine che è tutto intorno alla sommità del gambo. Ecco, non direi altro come descrizione perché le immagini penso parlino chiaro. È un fungo buono commestibile, si usa nei funghi grandi così solo il cappello perché il gambo diviene fibroso. A questo punto non ci rimane altro che ricordarvi grigliato oppure impanato e fritto. Ma anche nel misto, non è che si può escludere un piatto misto con dentro delle macrolepiote che danno sicuramente un buon gusto. Non vi dico neanche quante ce ne sono qui in giro, ma vi do appuntamento insieme a Fabio alla prossima puntata di Conoscere i Funghi.